I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Scusate ragazzi, ma questo è davvero il mio momento cringe preferito in assoluto. E d'accordo, forse mi sto facendo prendere la mano, forse sono solo i piani alti che mi dicono fallo, ma mi sto divertendo di gusto con questo fare da gossipara. E siccome avevo detto che ogni qualvolta avessi ancora sentito parlare di Will Smith sarei tornata sull'argomento, e l'altro giorno ho sentito che Jada sta pensando al divorzio, bentrovati su Watch Mojo Italia, dove oggi, sempre con il nostro fare simpatico e che non intende in alcun modo giudicare nessuno, perché dai, alla fine chi se ne frega delle celebrità, sveleremo un'altra top 10 sclerate dei VIP in diretta TV. Per questa lista, però, mi rivolgo ai più puntigliosi, includeremo momenti di rabbia, incavolature e sbroccate male viste sulle reti televisive, e potrebbe sembrare simile a quest'altra lista qui sui VIP sbronzi in TV, ma qui che fossero sbronzi o meno non ci importa. Dovessero esserlo, lo specificheremo. Pronti all'ennesimo green carpet dell'infamia? E allora andiamo! Alla numero 10, Crispin Glover che quasi picchia Letty. Ovviamente nel salotto del talk show più famoso di sempre, dove se no, e intendo il suo primissimo late night show, proprio quando invitava individui di ogni tipo, dai più bizzarri ai grandi nomi dell'entertainment. Unendo entrambe queste caratteristiche in una sola figura, Letterman nel 1987 invitò in studio Crispin Glover, che forse ricorderete per essere stato lo sfigatissimo George McFly nel primo capitolo della saga di Ritorno al Futuro, e che però si presentò conciato in maniera bizzarra, con questo look trasandato, un po' nerd, un po' serial killer, e per i minuti successivi si comportò a cavallo tra la performance artistica e il delirio di uno psicopatico, tanto che a Letterman cominciarono a girare le balle parecchio. Dulcis in fundo, Glover decise di mostrare al leggendario Anchorman le sue arti marziali, nello specifico i calci, e gliene tirò uno che quasi lo prese in faccia, e Letterman, che negli anni ne aveva visti e ne avrebbe visti tanti di casi umani, rimase davvero davvero perplesso. Anni dopo Glover interpretò il film Rubin and Dead nel 1991 con lo stesso identico look visto da Letterman, aggiungendo solo mistero alla vicenda. È risaputo, Glover non è mai stato il più simpatico dello show business, ma che cosa stava pensando in quell'intervista? Alla numero 9, la vendetta di Jim Everett su Talk 2, che è stato un talk show sportivo in onda su ESPN ed era tenuto da Jim Rome, cronista che era già seguitissimo ma che ricevette davvero delle luci addosso, ma quelle infauste di una delle peggiori interviste mai viste in televisione. Era il 6 aprile del 1994 e Jim ospitò in studio la stella del football Jim Everett, che però Jim, cioè il conduttore, aveva la pessima abitudine di chiamare Chris, mettendolo quindi in paragone anagrafico con Chris Evert, all'epoca tra le più forti WTA, quindi le tenniste. E il giochino non piaceva per niente ad Everett, che infatti esordì in trasmissione dicendo al conduttore una cosa come «Dillo un'altra volta, se ne hai il coraggio!», alzando subito i toni con Jim, il conduttore, che intanto lo incalzava ma che a quel punto chiese un break pubblicitario. Tornati in onda, Jim lo chiamò proprio Chris e il giocatore, a quel punto furibondo, ribaltò il tavolo che li divideva e buttò per terra il conduttore, minacciandolo di gonfiarlo male prima che arrivasse lo staff a dividerli. E forse meno male, perché Jim voleva solo fare il simpatico e delle mazzate non se le meritava, però aveva evidentemente esagerato. Alla numero 8, Joan Rivers scatenata sulla CNN. La monumentale diva della TV, passata ai Campi Elisi nel 2014, verrà ricordata soprattutto per il suo contributo alla storia della televisione americana come Fashion Police, insomma un Enzo Miccio prima di Enzo Miccio, ma anche per questa intervista sulla CNN in cui avrebbe teoricamente dovuto solo presentare il suo ultimo libro, ma che finì nel peggiore dei modi possibili, con l'ospite che abbandona lo studio, o in questo caso il collegamento. Erano i primi di luglio del 2014 e la Rivers, intervistata in diretta, cominciò a stizzirsi quando l'anchor woman le chiese come mai la scelta di una foto con la pelliccia per la copertina del libro, abbozzando il discorso sulle eventuali polemiche degli animalisti. Dopo qualche battuta un po' tesa, la Rivers sbottò malissimo, accusando il tono negativo della conduttrice, e alla fine si alzò incavolata nera e abbandonò l'intervista. In seguito si disse non pentita e anzi rimarcò il fatto che si stava parlando di un libro su un talk di intrattenimento, non era un documentario sul processo di Norimberga, e che quindi aveva fatto benissimo a levare le tende. Chissà come sarebbe finita se fosse stata presente in studio.
Alla numero 7, Bobcat distrugge lo studio di Arsenio. Chi distrugge lo studio di chi? Grazie per avermelo chiesto prontamente, ora ve lo spiego. Bobcat Goldthwaite è un attore comico famoso soprattutto per una saga demenziale dei bei tempi andati, ovvero Scuola di Polizia, e anche per aver doppiato Pena in Hercules. Mentre Arsenio Hall è un altro attore comico statunitense noto soprattutto per le collaborazioni con Eddie Murphy e per le molte presenze televisive, come quella nei 2 anni di vita del suo programma, appunto l'Arsenio Hall Show, nel quale un giorno pensò bene di invitare il già citato Bobcat. Bobcat, facendo fede al suo nome, che significa lince, ma è anche il nome di una celebre ditta che produce scavatrici e bulldozer, decise piano piano di devastare lo studio, lanciando vernice, prendendo a calci e pugni la scenografia. L'incredibile, però, è il comportamento di Hall, che non solo non si arrabbiò per niente, ma anzi, continuò a intervistarlo mentre cercava di calmare i suoi bollenti spiriti e dicendo addirittura che era in confusione perché avrebbe dovuto essere, sì, furioso, ma non lo era, e perciò doveva fingere che lo fosse. Insomma, erano due pazzi che si erano trovati e infatti fecero uno show incredibile. Alla numero 6, Mariah e il disastro di Capodanno sulla ABC. Mariah, ormai lo sappiamo, è un simbolo del Natale assieme a Santa Claus, alla renna Rudolph e ai pupazzi di neve, e ogni anno, nel periodo delle feste, esce dalla sua tana per racimolare i milioni della sua immortale hit natalizia. Ma una volta decise di fare di più e si esibì in diretta sulla ABC durante il veglione per l'anno nuovo. Qui abbiamo Carlo Conti, lì c'era Mariah Carey. Proseguiamo. La sua esibizione fu un tracollo, più che altro per i problemi tecnici che si verificarono e per il suo atteggiamento che in quel frangente apparve. Entrò in scena con stile e con i suoi soliti gorgheggi, ma dopo pochi secondi ammise candidamente dal primo secondo che non aveva fatto il soundcheck. Poi disse che non riuscisse a sentire la base, ma ci rise su e continuò a seguire le note ballando un po' così, un po' cosà, per lo più facendosi scortare a destra e sinistra da ballerini perplessi, mentre lei continuava a sproloquiare con commenti imbarazzatissimi. E, nei fatti, non cantando più una singola nota per tutta l'esibizione, ma rimanendo comunque sul palco come uno zimbello perché probabilmente the show must stava go on. L'esibizione venne definita un incidente ferroviario, per quanto fosse stata patetica, e ne parlarono tutti su tutti i network principali. Non è chiaro cosa Mariah avrebbe potuto fare per migliorare la situazione, ma non importa, perché tanto non ci provò nemmeno. Alla numero 5, Nicolas Cage esagitato da Wogan, che è stato l'ennesimo celebre talk show che non c'è più, ad opera dell'omonimo conduttore, solo che questa volta siamo in Inghilterra e la rete è BBC One. È il 1990 e in studio col commentatore Terry Wogan, famosissimo anchorman inglese, noto tra l'altro per aver presentato l'Eurovision un sacco di volte, c'è Nicolas Cage, all'epoca giovane e appena giunto sulla cresta dell'onda, e che già si presenta con un look abbastanza coraggioso, ma che poi inizia a mostrare, non lo so, credo le sue doti acrobatiche marziali, e quindi cominciò a muoversi come un forsennato. Lanciò pure dei soldi al pubblico prima di sedersi, e da seduto più tardi, tranquillo tranquillo, si levò pure la maglietta, rimanendo come un chitarrista al Gods of Metal ad agosto in Burundi, ovvero con la giacca di pelle e sotto il torso nudo, che sulla BBC non è proprio una cosa che vedi tutti i giorni. Io non credo che fosse ubriaco, perché io una capriola come quella da ubriaca non riesco a farla neanche se mi impegno, figuriamoci su Rai 1. Probabilmente Cage era solo su di giri per l'occasione che gli si stava presentando e decise di prenderla come solo lui ha saputo fare nella TV inglese. Alla numero 4, Charlie Sheen e il sangue della tigre su Good Morning America. Charlie. Un uomo caduto in disgrazia a causa delle sue stesse mani, oggi praticamente sparito a causa dei continui problemi legali, ma che negli anni 80 era un attore rinomato e infatti finì pure tra i protagonisti della sitcom Due Uomini e Mezzo, prima che le continue polemiche lo facessero cancellare dallo show. Da allora il tracollo, la dipendenza da alcol, droga e sesso, e infine la diagnosi di AIDS, dopo la quale ha scelto di darsi finalmente una regolata. Ma prima di ciò andò su Good Morning America, dove avrebbe dovuto provare a giustificare le sue azioni e a ripulire il suo nome, solo che, come spesso accade, la toppa si rivelò molto peggio del buco. Sheen comincia a dire che fosse un vincente e che avesse il sangue di tigre, qualsiasi cosa volesse intendere, e affermando che in realtà non era mai stato così al top in vita sua come in quel momento. Lui, era Charlie Sheen, era unico, aveva un cervello incredibile, un cuore diverso dagli altri, era Charlie Sheen, aveva il sangue della tigre, era Charlie Sheen! Io più o meno ho trasposto il contenuto
dell'intervista. Andò davvero avanti così per minuti interminabili e apparve chiaro che Shin non fosse alla fine di alcun percorso riabilitativo, ma che anzi avesse proprio bisogno di cominciarne uno, cosa che poi infatti fece e speriamo che oggi stia meglio. Alla numero 3, il Jada Gate agli Oscar 2022. Vabbè, che devo dire? Devo davvero dire altro? No, non lo devo dire, sarei prolissa e inutile. Però posso eventualmente dirvi come la pensiamo qui a WatchMojo sulla questione. Faccio un breve off topic, visto che siamo in tema, e poi continuo. Allora, l'Academy ha confermato essere un ente che proprio sembra che non sappia neppure di che cosa si occupi. Jada pare abbia finalmente trovato la voglia per distaccarsi da sto marito un po' troppo tradizionale per lei, e Will è attualmente in ritiro in un monastero buddista da qualche parte in Thailandia. Direi che se l'azione che hai compiuto per difendere dall'onta tua moglie e il suo onore ti ha portato a questo punto, forse potevi anche agire in maniera diversa. L'unico che in questo momento forse gongola è Chris Rock, che ne è uscito il doppio più ricco perché i suoi spettacoli oggi vengono venduti a peso d'oro, ma ha anche detto di esserci rimasto male perché gli Smith erano amici. Dio li fa, poi li accoppia, ma se partono le battutacce, Will li accoppa. Alla numero 2, Kanye che snobba malissimo Taylor agli MTV Video Music Awards. Oh, ma di che cosa abbiamo parlato finora? È qui dove si alza davvero il livello, perché come ho detto ormai una decina di volte, questo siparietto è davvero, davvero, davvero incredibile e scampa alla numero 1 per un soffio. Ormai lo saprete, ma per chi non lo sapesse, vada a recuperarsi questa lista qui e non preoccupatevi perché ve lo racconterò di nuovo. Ma lo faccio con gioia. Anno 2009, Taylor Swift ha appena vinto il premio per il miglior video agli MTV Video Music Awards per You Belong With Me e sul palco bacia e abbraccia i conduttori, prende il premio, il microfono e comincia a ringraziare, ma quatto. Ecco Kanye che arriva e dopo averle rubato il microfono esordisce con "Yo Taylor", che ormai mi devo far tatuare, e proseguendo "Ora ti lascio finire, ma Beyoncé ha fatto uno dei video migliori di sempre". E da lì poi il resto è leggenda. La Queen che cringia malissimo, Taylor che annichilita scoppia a piangere dietro le quinte e Kanye che da allora è stato sempre e solo visto come un talentuosissimo coglione. Se non volete che Beyoncé faccia un video migliore del vostro e che Kanye venga a farvelo notare, cliccate sulla solita campanella degli avvisi. E alla numero 1, Tom Cruise che smatta da Oprah. Prima di Facebook, prima di Instagram e di Twitter, prima di Tinder e di qualsiasi social network, Tommy Crociera riuscì a diventare virale semplicemente sedendosi nel salotto della donna più famosa d'America, ovvero Oprah Winfrey, dalla quale doveva solo promuovere il suo ultimo film, La guerra dei mondi di Steven Spielberg, ma alla fine Oprah lo bombardò solo con domande sulla sua vita personale e sulla sua relazione con Katie Holmes, all'epoca, il 2005, solo agli inizi, e sentendo queste domande anche il pubblico si scaldò insistendo sull'argomento. Così Cruise, chissà che non fosse rimasto traumatizzato a causa dei tripodi e delle esplosioni aliene, forse in realtà solo destabilizzato dalle domande personali e dalla folla di donne urlanti in platea, decise di entrare sbattendo la porta, oltre che nella storia del cinema, anche in quella della pop cultura. Innanzitutto, anziché sedersi sul divano, preferì stare per terra, uscendosene ogni tanto con dei gesti di non chiara natura, per poi infine, come strafatto di metanfetamine scadute e tagliate con della nafta agricola, decidere addirittura di saltellare qui e là, dare il 5 alla conduttrice e infine di saltare sul divano, gesto ormai riconosciuto come la cagata di Tom Cruise, che poi a me fece ridere moltissimo, però a ripensarci l'attore non è che ne uscisse proprio in maniera elegante, e infatti da allora l'opinione pubblica non ha più smesso di andarci giù pesante con lui. Forse è vero, fu un colpo basso di Oprah, ma chi è causa del suo mal, in fin dei conti, pianga solo se stesso. Allora, piaciuta la nostra lista? Adesso basta gossip, promesso? Credo, forse. Dipende dai piani alti. Ah, e anche da voi, nel senso, volete altre top così? Perché in quel caso ovviamente le faccio.